possibile. Per quanto riguarda appunto il bonus, diciamo per i lavoratori autonomi, è in pagamento da oggi e entro la settimana verrà dato a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta da parte dell'INPS. Poi abbiamo la cassa integrazione che in buona parte è già stata anticipata la cassa integrazione ordinaria in buona parte è stata anticipata dai datori di lavoro ed è in pagamento. Ci sono dei tempi per questi istituti che sono stati Posso dimezzati interromperla rispetto solo un alla attimo? Mi storia. Sì. perdoni, lei dice in parte è stata anticipata dai datori di lavoro, laddove i datori di lavoro, a seconda della dimensione, diciamo, dell'azienda, dell'impresa, se lo possono permettere. Per chi non se lo può Infatti permettere, la promessa arriva il era entro, pagamento mi scusi, dell'INPS. la promessa era entro a metà di aprile. Io che sento tutti i giorni i consulenti del lavoro, i commercialisti, prima dei primi di maggio se la sognano la cassa integrazione molti lavoratori. Ma questo non vuol dire velocizzare, mi perdoni. Guardi, bisogna fare chiarezza perché ci sono tre diversi istituti, la cassa Sì. integrazione ordinaria che ha quella storia che stavo dicendo, la cassa integrazione in deroga non dipende dall'INPS, bisogna che arrivino all'INPS le richieste da parte delle regioni e le regioni sono ancora molto indietro. Poi c'è l'assegno ordinario e rispetto a questi strumenti è stato fatto un accordo con le banche per cui dalla prossima settimana sarà possibile accedere direttamente, individualmente ad avere un anticipo. Ovviamente, ripeto, rispetto allo storico, cioè a quello che è successo normalmente su questi strumenti, noi stiamo dimezzando i tempi. I miracoli non si riescono a farli. L'altra cosa molto importante riguarda la liquidità per le imprese, e lì stiamo agendo veramente a tempo di record perché questo strumento innovativo che è stato approvato solo l'altra settimana con il decreto cosiddetto liquidità, e cioè la possibilità di accedere a una garanzia dello Stato del 100% per un importo fino a 25.000 euro da parte di tutte le piccole e medie Sì. imprese, è già praticamente Senta, attiva. posso fare una